Ciao a tutti dal telegiornale regionale per i sordi. Anche Santa Fiora, borgo sul monte Amiata, nel comune di Grosseto, piange la scomparsa di Camilleri. Il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino per lo scrittore siciliano che nel paese trascorreva le vacanze estive ormai da molti anni. Dal 2014 ne era diventato cittadino onorario e 2 anni fa si era visto anche intitolare il teatro. Un grande scrittore, narratore dei nostri tempi, Bizzarri, uomo sensibile di grande talento, orgoglio per tutta l'Italia. Ciao, maestro Camilleri, che la terra ti sia lieve. Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Firenze, in ricordo dello scrittore siciliano. L'ex pugile di Montecatini Terme, Berardi, è stato condannato stamani dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa a 10 anni di carcere con la formula del rito abbreviato per aver ucciso con un pugno l'imprenditore Rossi di 70 anni. Il giudice ha accolto in pieno la richiesta di condanna per omicidio preterintenzionale formulata dal pubblico ministero. L'ex sindaco di Pistoia, Bertinelli, è stato rinviato a giudizio insieme all'ex assessore Tina Nuti, ora consigliere comunale della lista civica Pistoia Spirito Libero, con le accuse di concussione e induzione indebita. Contestato anche l'abuso di ufficio, ipotesi per la quale il giudice di Pistoia ha mandato a processo anche l'ex dirigente comunale Maria Teresa Carosella. Circa 30 sacchi contenenti scarti di lavori edili del peso complessivo di 900 kg sono stati sequestrati dai carabinieri forestali sul retro di un edificio disabitato di proprietà dell'Università di Firenze in una zona di campagna a Borgo San Lorenzo. Il responsabile dell'abbandono è stato individuato grazie alla segnalazione di un cittadino. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Gioielli e denaro contante per un valore di circa 4.000 euro sono stati rubati la notte scorsa in un appartamento in Viale Volta a Firenze. A scoprire il furto è stato il proprietario, rientrato a casa poco dopo mezzanotte. I ladri sono entrati forzando una finestra, la stessa dalla quale sarebbero poi usciti dopo aver messo a soqquadro le stanze e aver portato via soldi e preziosi. Sul posto è intervenuta la polizia. La Misericordia di Firenze si è dotata di 2 sedie barelle elettriche con capacità di carico di 235 kg per il soccorso e il trasporto di pazienti gravemente obesi, per le quali il sistema di soccorso convenzionale è limitato e non efficiente. A causa della mancanza di presidi specifici, questi pazienti, precisa una nota della Misericordia, rischiano di non poter avere un tempestivo soccorso o di non poter essere trasportati dalle proprie abitazioni ai centri di cura. La Fondazione Intesa San Paolo Onlus ha assegnato 90.000 euro di contributi all'Università di Pisa per finanziare 60 borse di studio ad altrettanti studenti che si trovano in condizione di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in condizioni economiche disagiate. Lo ha reso noto l'Ateneo Pisano. Scoprire la storia di Pisa e delle sue antiche mura con la magia della città vista dall'alto di notte.
torna il 21 luglio l'appuntamento con le visite guidate in notturna sul camminamento in quota delle mura di Pisa. I partecipanti, spiega una nota, accompagnati da una guida, saranno dotati di speciali luci a collana. Sarà costituito con 2.220 cartoni usati di Tetra Pak e lancerà il suo grido di allarme per l'inquinamento da plastica sofferto dai nostri mari. È il capodoglio di Giovanni di Edoardo Malagigi, installazione artistica che riprodurrà a grandezza naturale un cetaceo della lunghezza di 12 metri e sarà esposto per un mese dal 6 settembre al 6 ottobre all'Orto Botanico dell'Università di Firenze. Il vaso di fiori del pittore olandese trafugato nel 1944 durante la ritirata delle forze di occupazione tedesche tornerà dopodomani nella sua casa a Palazzo Pitti a Firenze. Un rientro dopo 75 anni passati in Germania che per il direttore delle Gallerie degli Uffizi è un lieto fine di una lunga battaglia, ma rappresenta anche un precedente perché c'è ancora tanta arte che manca dalla Seconda Guerra Mondiale. E tre giovani falchi pescatori sono stati recuperati dai vigili del fuoco di Livorno su un traliccio alto 15 metri all'interno dell'oasi naturalistica WWF degli orti del Bottegone a Piombino, su richiesta del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, che doveva provvedere a visitare e a inanellare i piccoli. Vittorioso esordio della Fiorentina nel torneo dell'International Champions Cup contro i messicani del Chivas. La squadra viola, scesa in campo a Chicago ieri alle 20, ora locale, le 3 di stamani, ora italiana, ha superato in rimonta gli avversari con una rete nel primo tempo di Simeone e nella ripresa del giovane Sottil. Ad assistere alla partita il proprietario Rocco Commisso e Federico Chiesa, che si è aggregato ai compagni ieri dopo le vacanze. I due hanno seguito la prima parte del match seduti accanto, dopo i saluti e un abbraccio da parte del patron al giocatore. Si è trattato di un primo contatto dopo le continue voci di mercato che vorrebbero Chiesa destinato alla Juventus. Federico resta, ha ribadito anche in queste ore lo stesso Commisso, parlando ai canali ufficiali del club viola. E ora vediamo come sarà il tempo domani. Sarà sereno, poco nuvoloso, con temporanei addensamenti, i venti sono deboli occidentali, i mari poco mossi, le temperature sono le minime in aumento e le massime pressoché stazionarie. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.